giornalista del quotidiano, vorrei dire che dovremmo tutti e quattro toglierci dalle spalle l'accusa che ci è stata fatta di voler fare passerella e di essere dei vanitosi. Nel momento elettorale, quando cioè le forze in campo, siano politiche, siano civiche, devono informare, hanno il dovere di informare, perché questa è la democrazia, e la comunità ha il diritto di essere informata, e giunge un invito di una testata importante in provincia che ci chiama per dibattere, per discutere in modo civile, come spero e mi auguro che avvenga fino alla fine, dei temi che interessano la comunità. Dire che noi veniamo per fare passerella e che stiamo soltanto piegandoci a questi stimoli della vanità personale mi pare un po' offensivo. Sono parole in libertà che si dicono forse nella campagna elettorale, quando diceva il mio professore di liceo: la mente o il cervello non controlla l'uso della lingua. Va bene, ma qua che l'uso della lingua è stato l'uso della penna. La domanda che ha fatto il giornalista credo che sia merita una risposta diversa rispetto a quella che è stata data adesso, prima e dopo. Lei ha chiesto perché un divario fra una società che cresce e che ha tempi di attuazione dei suoi programmi personali, privati, anche rapidi, e una struttura amministrativo-politica che fa fatica a tenere dietro. Perché si è verificato questo? Questa è la domanda che è stata fatta. C'è uno spread fra crescita della vivacità della società e la politica lenta nel dare risposte rapide. Non è la mancanza di regole certe, come dice Francesco Enrico. Le regole ci sono per l'Italia, per Gallipoli, per Roma, per Milano. Le regole della vita amministrativa sono consacrate in atti formali e valgono per tutti. Quindi non dobbiamo fare regole, dobbiamo cambiare il metodo. Qui c'è stata una personalizzazione della cosiddetta politica. Lo scontro non è avvenuto su progetti, su programmi, su idee, su orizzonti da raggiungere, ma è venuto fra Tito e Caio, in funzione di qualche singolo progetto che tocca gli interessi di un gruppo anziché di un altro, e si è mosso un gruppo o l'altro per contrastare la realizzazione di un progetto particolare. È mancata la visione comune, è mancato il dialogo. Ecco, di mattina anche noi abbiamo posto come fondamento, cioè quando noi abbiamo accusato le passate amministrazioni di essere state opache, qualcuno che è qui presente stasera si è dispiaciuto pure, ma non c'è stata trasparenza, non lo dico solo io, l'hanno detto anche grossi esponenti del PDL giorni fa a Gallipoli. Non c'è stata trasparenza. Allora la trasparenza si ha nel momento in cui l'amministrazione si apre verso la comunità, innesta un dialogo con le varie articolazioni sociali, con i vari gruppi, che sono i movimenti politici, i sindacati, le associazioni di volontariato, le associazioni commerciali, a seconda del settore, si dialoga e poi si decide. È mancato questo. Credo che il metodo del dialogo, del confronto e della trasparenza debba essere, questa sì, una regola certa. Ho un altro minuto? Sì, sì. Questa sì, una regola certa. Quindi trasparenza dell'attività amministrativa ed efficienza della macchina amministrativa. È vero che questo è un malanno italico, la mala burocrazia è una disgrazia per tutta l'Italia, ma noi dobbiamo fare in modo che sia la scelta politica, le decisioni che si maturano in sede politica, che la macchina burocratica che deve poi realizzare quelle scelte, deve farle diventare realtà concreta, non debbano essere in sintonia anche con le richieste della società. Noi qui a Gallipoli viviamo, ed è giusta l'analisi che ha fatto il giornalista Maruccia, certi tempi fra le istanze e le risposte, una istanza ad attivare una certa iniziativa commerciale e imprenditoriale e le risposte che arrivano dopo qualche anno, oppure le risposte che arrivano in senso negativo con l'obbligo di andare al TAR, di perdere altri piani.